Perfetto, qui ci siamo. Perdo sempre un sacco di tempo a fare le prime parti qua delle lezioni. Là. Eccolo qua. Allora, leggiamoci il testo dell'esercizio. Perfetto, qui ci siamo. No, due volte no. Allora, si calcoli il valore attuale netto del seguente investimento, attualizzando al tasso di interesse annuo composto del 4%. E ci dà una tabellina. Ci dicono, al tempo zero hai il seguente flusso. Quindi, l'esercizio è proprio strutturato nel seguente modo. C'è questa tabellina che adesso io vi scrivo. 0, 1, qui ho tempo, qui ho flusso. 0, 1. 2, 6 e 7. Quindi abbiamo 0, 1, 2, 3, 4, 5. A 0 ho meno 60.000 euro. E poi ho 20.000 euro. Poi al tempo 2 ho ancora 20.000 euro. Quindi possiamo dire dopo 2 anni. E dopo 6 anni ho 15.000 euro. E 20 anni o 7 anni o 20.000 euro. Allora, lo facciamo diventare un po' più grande, così ci vedete meglio, e facciamo diventare queste cose in modo un po' più decente, come dopodiché qui ci mettiamo il tasso. E il tasso di interesse è composto del 4%, tasso interesse annuo composto del 4%, quindi si calcoli, lo rileggo da zero, l'esercizio 10, si calcoli il valore attuale netto del seguente investimento attualizzando il tasso di interesse annuo composto del 4% e abbiamo quella tabellina lì, quindi abbiamo al tempo 0 meno 60, al tempo 1 più 20, al tempo 2 più 20, al tempo 6, quindi dopo 6 anni 15, 7, settimo anno 20 più 20.000. E vogliamo calcolare il VAN. Ok? L'esercizio è molto facile questo. Cosa faccio? Faccio il flusso attualizzato. Questo penso che è un esercizio che avevate già fatto più e più volte in aziendale. E quindi facciamo uguale, che cosa? Allora, dobbiamo portare tutto nell'origine. E quindi facciamo il flusso diviso 1 più il tasso, attenti, il tasso devo bloccarlo naturalmente, ok? 1 più i, e lo elevo a che cosa? In questo caso allo zero, ok? Perché il flusso viene all'istante zero. Ci siete tutti? Ok? Quindi naturalmente questo mi viene uguale, mentre gli altri. Naturalmente trovo un valore attuale che è più basso del valore che del valore futuro, perché il tutto viene scontato al 4% annuo. Mettiamo la barretta qui sotto. Ok? E quindi faccio uguale alla somma, sommo i flussi e sommando i flussi mi trovo esattamente il VAN. Che è 4.775, fine dell'esercizio. Questo veramente, dimmi tutto. Sì? Quale? Questa? Allora, guarda, sicuramente posso dirti, almeno io quando sbaglio queste cose qua, io mi dimentico di bloccare la cella. 90% delle volte mi succede quello. Dimentico di bloccare, tiro e mi viene diviso per zero. Ok, quindi se posso darvi un consiglio, la prima cosa che se vi viene la formula sbagliata, la prima cosa provate a controllare, perché naturalmente se non avete bloccato la cella, nel momento in cui la tirate, vi viene tutto quanto sbagliato. Dimmi? Quando ha bloccato il tasso, Sì? ha aspettato una volta Allora, no, guarda, lo puoi fare in due modi diversi. Puoi mettere dollaro, puoi fare funzione F4. Se tu sei sulla cella, guarda, attento. Se tu sei su una cella, se tu fai, adesso te lo faccio vedere adesso, se tu vuoi bloccare una cella, se tu fai F4, io faccio function F4, forse da voi che avete Windows viene direttamente con F4,
F4 vi blocca, viene doglierlo prima e doglierlo dopo, con un tasto solo. Guardate, possiamo anche a questo punto calcolarci il periodo di recupero e il periodo di recupero attualizzato, visto che abbiamo tutti i dati, per questo ci andiamo a trovare tutte le informazioni, così ci recuperiamo tutto quello che abbiamo fatto ieri. Guardate, qui ho la somma e qui la somma attualizzata. Quindi, qui cos'è che devo scrivere? Devo scrivere, allora, se ho la somma ho questo, che rimane uguale, mentre qui sotto ho quello di prima, a cui sommo quello che succede nell'istante 2. Ve lo faccio, ve lo lascio di un attimo, per convincermi del fatto che, cos'è che sto facendo? Sto prendendo quello di prima e ci sto sommando quello che succede. Quindi al punto 1 la somma è esattamente quello di prima più quello che accade in quel momento. Ok? Lo trascino e mi accorgo che il cambio di segno io ce l'ho tra il 6 e il 7, tra il sesto e il settimo anno. Quindi, molto poi, quindi sicuramente il tempo di recupero sarà un numero che sta tra il settimo, tra 6 e 7. Quindi tempo di recupero. E come faccio a farlo? Mi ricordo la formuletta che vi scrivo qui. Così ce l'avete. Cosa faccio? Faccio il tempo di recupero T è uguale a T1 meno Y1. Questa qua sarebbe la somma, ok? E qui abbiamo per qui sotto abbiamo y2 meno y1 fratto t2 meno t1, che se osservate è quello che ho detto, l'inverso del coefficiente angolare, pensando che i punti che sto trovando siano t1 y1 e t2 y2. Questo è il punto di intersezione con lo zero della retta passante per i punti T1, Y1, T2, Y2. Ci siete tutti? Ieri ve l'ho scritto con la X qui. Spero di non farvi casino, è esattamente la stessa cosa. Ok, scrivere X, qui X1, qui X2 meno X1, è esattamente la stessa cosa. Adesso mi è venuto da scrivere con un T perché mi l'ho fatto riferimento al tempo. Ok, quindi controlliamo. Devo fare quindi il tempo, quindi questo meno questo che moltiplica, aperta la parentesi rotonda, questo meno questo, chiuso fratto, tonda, questo meno questo, chiusa. E quindi 6,25, ci sta, ok? Vedete, è un po' più grande di 6. Scusate, è un po' più grande di 6, tra 6 e 7. Se volessimo fare la stessa cosa con i flussi attualizzati, dovrei attualizzare la somma, e quindi uguale a, questa volta faccio di nuovo questo, ma qui faccio, attenzione, la somma, devo fare questo, quindi quello di prima, più il flusso, non il flusso originale, ma il flusso attualizzato. Ritorno rispetto a prima, ragazzi. Prima cosa che ho fatto? Prima per calcolare questo 40 ho detto D2, quindi quello di prima, più quello che succede al tempo 1. Qui faccio la stessa cosa e dico D2 più quello che succede al tempo 1, che però è attualizzato. Ci siete? Chiaro per tutti? Vado? Ok, trascino. E naturalmente, guardate, di nuovo il cambio di valore ce l'ho tra 6 e 7, ok? Però se osservate, sarà questa volta, secondo voi, sarà più grande o più piccolo di TR? Quindi sarà più grande o più piccolo di 6,25? Più piccolo? Più grande? Virginia? È sicuramente più grande, perché attenta, vedi che costa meno, cioè vedi che questo vale meno, quindi prova a pensare, tu sommi qualcosa, ma qualcosa che vale meno, quindi va più avanti nel tempo, ok? E quindi TRA, e guarda, Virginia, lo vedi? Secondo me si vedeva anche da qua, guarda, vedi qua, 5.000 e 15.000,
Vedi che 5.000 è già più vicino allo zero. Vedi che qui sei a 10.000, quindi ci metti di più ad arrivarci. Ma... no, ma scherzi. Uguale questo meno, quindi sto facendo la formuletta, quindi sto mettendo T1 meno Y1 che moltiplica, perde la tonda. Adesso devo fare T2 meno T1 fratto tonda Y2 meno Y1. Chiuso. Vi lascio un attimo la formuletta così la controlliamo. Ok, per tutti? Andiamo. E naturalmente, come avevamo ipotizzato, ci è venuto un pochettino di più. Abbiamo ripassato le tre cose che abbiamo fatto ieri, se ci pensate, e cioè il tempo di recupero attualizzato e il van. Ti serviva qualcosa? Ho visto la mano alzata. Di questa? No, la colonna è. La colonna è? E sulla somma, vedi, guarda, prova a pensare, pensa proprio da un punto di vista proprio pratico. Tu, quello che stai facendo quando vai a calcolare il periodo di recupero, ti sommi tutti quanti i flussi, ricordi? Qua, questo è facile da capire fino. Cosa faccio io? Faccio il flusso e li sommo. Man mano che entra una nuova, man mano che arriva una nuova entrata, ti sommi a quello di prima. Quindi prima era una quantità negativa, man mano che arrivano le somme a quelle di prima. Fino a quando a un certo punto le entrate vanno a pareggiare l'uscita iniziale. Nel momento in cui pareggiano, quello si chiama periodo di recupero. Se invece di utilizzare le entrate, se vuoi nette, ok, quelle proprio, il flusso vero e proprio, tu questa lo attualizzi, a questo punto la somma ti dà non più le entrate, in qualche modo qui non potresti sommarle, stiamo facendo un errore da un punto di vista di matematica finanziaria, perché sono quantità di denaro che percepiamo in momenti diversi. Allora per sommarle in modo corretto dovrei attualizzarle, infatti se pensi le abbiamo attualizzate, e poi le abbiamo sommate. Ok? Dimmi? Il tempo di recupero attualizzato è identica al tempo di recupero. È esattamente questa. Soltanto utilizzando la somma attualizzata, sì. Quindi fondamentalmente se ci pensi, cos'è che sto facendo? Sto utilizzando una retta. Ok, sto dicendo, utilizzo una retta. La retta, i punti di partenza della retta sono T1, Y1 e T2, Y2, dove Y1 e Y2. Questi due tempi qui sono i tempi in cui cambia. Gli altri, da un lato, gli Y1 e Y2 sono esattamente, quindi, questi due punti qui. Ok? Quindi questo è questo, il punto dove cambia il segno. Mentre qui, di nuovo, il punto dove cambia il segno, ma nella parte attualizzata. Ok, ragazzi, tutti? Bene. Adesso ve ne faccio un altro, questo è quello che chiamo D. Beh, poi ve li avete tutti, li ho già preparati tutti, quindi ce li avete tutti in ordine. Ma qui invece volevo che fare assieme a voi questo qua è un po' vigliacco, se volete, ok? Ed è il motivo per cui ieri avevo iniziato la lezione parlandovi di rendite, che poi se ci pensate non abbiamo mai utilizzato la formula delle rendite, se ci pensate, giusto? Abbiamo fatto tutto quanto senza, ma l'idea era quella, ieri mi sono un po' dilungato troppo, ieri l'idea era quella di arrivare a farvi questo esercizietto qui, e cioè un investimento è il numero 3 nell'ordine. Un investimento richiede un versamento immediato di 80.000 euro, quindi tempo, flusso. Quindi al tempo zero io ho un investimento di 80.000 euro. Sì, ho visto che ho fatto un po' di trabiccoli, eccolo qua. Meno 80.000 euro. E permette di ottenere, adesso ve lo leggo, attenti che ve lo leggo, una rendita di 8.000 euro annuale
immediata, posticipata, perpetua. Calcolare il periodo di recupero, esprimere il risultato, beh, come al solito. Quindi un investimento mi richiede un versamento immediato di 80.000 euro e mi permette di ottenere una rendita di 8.000 euro annuale immediata, posticipata e perpetua. Quindi al tempo 1 io ottengo 8.000 euro. Al tempo 2, 8. E dagli, benissimo. Adesso che lui ha capito, posso fare così e dovrebbe mettermele tutte uguali. Benissimo. Vado avanti. Ok, mi chiede di calcolare il tempo di recupero, non il tempo di recupero attualizzato. Anche perché non mi ha dato un tasso. Quindi qui io mi dico, scrivo semplicemente la somma, ok? E faccio uguale a che cosa? Beh, questo al tempo 0 80.000. E invece la somma di tutti i possibili flussi sono quello di prima più quello che avviene al tempo 1. Quindi sommo. E man mano che proceda nel tempo, vedete, questa in realtà, ragazzi, se ci pensate un attimo, questa, se io lo faccio procedere, dovrebbe continuare all'infinito. Ok? Ma il tempo di recupero, dov'è che si ferma? Dov'è che vedo io il tempo di recupero? Qual è l'istante in cui vedo il tempo di recupero? Tra 9 e 10. Guardate cosa ci succede. Che in... che nel punto 10, quant'è la somma? Zero. Quindi abbiamo esattamente che il tempo di recupero sarà 10. Ok, cos'è che devo stare attento? Al punto in cui ho il cambio del segno. Ma qui non cambio il segno perché diventa proprio zero in quel punto lì. Quindi mi va benissimo e lì, proprio in questo punto qui, io ho il periodo di recupero. E quindi il tempo di recupero, in questo caso è esattamente 10. Attenti, 10,00, obbligatorio, ricordate? Approssimando alla seconda cifra decimale, quindi non 10 nell'esame, ma 10,00. Io sono andato giù, adesso ci vediamo. Quanto dovrei andare giù? Prova a dirmelo tu, quanto dovrei andare giù? Per sempre, giusto? Ok, io dovrei continuare a scendere in questo modo qui. Mi sono fermato nel primo cambio di segno, che è quello che io devo fare. Devo pensare al tempo di recupero e al primo cambio di segno. E qui guardate, ragazzi, si vede, questo esercizio ve l'ho messo perché si vede la differenza, secondo me, sostanziale, il difetto più grosso del periodo di recupero. Vedete cosa fa il periodo di recupero? Che la rendita sia perpetua, ok? O che la rendita finisca qui, al periodo di recupero non gliene frega niente. Sarebbe esattamente lo stesso, giusto? Se io proseguo, prendo questo e comincio a tirarlo giù per altri 250 celle, ok? Questo cambia da un punto di vista economico, vuol dire che ho aggiunto entrate, altri 20 anni di entrate. Però il tempo di recupero non cambia. Quindi il tempo di recupero è un indicatore, se volete, debole da questo punto di vista. Spesso viene detto che il tempo di recupero è, più che un indice di redditività, un indice di rischio. E cioè viene utilizzato non tanto per valutare la redditività di un investimento, per quello andrebbe meglio il VAN, ok? Ma può essere utilizzato il periodo di recupero perché per un indicatore di rischio, dopo quanto tempo ritorno in possesso del denaro che ho investito inizialmente. Mi avete seguito?
In questo caso sì, vedi, seleziono solo l'anno, però lo metto con due cifre decimali. Esprimere il risultato in anni approssimando la seconda cifra decimale, c'è scritto nel testo. Non si può applicare. Allora, non la posso applicare perché? Allora, volendo la potrei applicare, ma fondamentalmente che cosa ti succede? Ti succede che questa cosa qua ti viene zero. Perché ti viene che questo è esattamente uguale a questo. Ho sbagliato. Proviamo a applicarla e vediamo cosa ci viene. La applichiamo e vediamo se facciamo una puttanata o se torna. Uguale, attenti. Il cambio di segno, quindi sarebbe questo meno questo che moltiplica, aperta la tonda. Questo meno questo fratto questo, ecco, ho sbagliato, questo meno questo mi viene 10 uguale tale quale. Adesso che l'ho capita, cos'è che è zero? È zero, questo è, allora questo sarebbe y, scusate, t1, t2, y2 è 0. Se y2 è 0, guardate, se y2 è 0, occhio, questa va via, vedete? Ma a questo punto, questo va via con questo segno meno, va via con questo segno più, e ho t1 più t2 meno t1. T1 va via con t1, ci viene t2. Convinti? Ok, quindi posso applicare la formula e mi viene uguale, attenti. Devo pensare allo zero come se avessi un segno più. E cioè questo è il cambio di segno. Devo pensare che 9 è T1 e 10 è T2. Mi avete seguito? Anche da casa, ragazzi, mi avete seguito? Mi torna? Perfetto. Grazie mille, Erika, grazie. Bene, allora. Gli esercizi 3, 4 e 5 sono tutti con rendita perpetua e in qualche modo devo ricordarmi questo concetto di rendita perpetua. Vediamo se ho... Devo calcolarmi anche il... Immediato questo... No, li facciamo tutti questi, dai. Allora, un investimento richiede un versamento immediato di tempo... e flusso. 4. Un investimento richiede un versamento immediato di 80.000 euro. 0 meno 80, 1, 2, 3. Tanta però li chiamiamo euro e togliamo i decimali. Un investimento richiede un versamento immediato di 80.000 e permette di ottenere una rendita di 10.000 euro annuale, immediata, posticipata e perpetua. Quindi 1, abbiamo 10, 1, 2, 3 e questo 2, 10, 1, 2, 3, immediata, posticipata e perpetua. Quindi questa qui dovrei portarla avanti all'infinito. Calcolare il periodo di recupero pensando le entrate, pesando le entrate ad un tasso annuo composto dell'1,50%. Qui mi stanno dicendo, attento, devi attualizzarlo il flusso e devi utilizzare il tasso annuo dell'1,5%. 1,5%. Quindi attualizziamo. Mi aggiungo qui una colonna. Inserisco una colonna, così qua poi la somma attualizzata. Perfetto. Ottimo. E attualizzo quindi abbiamo questo diviso, devo portarlo all'origine, quindi 1 più
Eccolo qui, quello che mi chiedevi prima, Giorgio, giusto? Giorgio, giusto, mi ricordo giusto il nome? Sì. Giorgio, ti ricordi che mi scrivi F3, F4? Faccio function F4, vedi che me lo coso con un colpo solo, ok? Devi cliccarlo prima e poi fai F4. Alla 0, ok? E quindi alla tempo. Ci siamo? Trascino. E ora le somme attualizzate. Dovrei trascinare all'infinito, naturalmente. Ok? La somma attualizzata adesso è quella di prima. E poi il passo 2 faccio uguale a la somma precedente più il flusso attualizzato in questo momento. Mi avete seguito, ragazzi? Invio. Fatemi mettere solamente dei decimali decenti. Trascino fino a qui. E qua ho fatto una stupidaggine io. Vediamo cosa ho fatto. Eccolo qua, adesso è giusto. E osservate come cambia. Cambio segno dove? Tra 8 e 9. Vedete che tra 8 e 9 mi cambia il segno? Quindi tra 8 e 9, quindi il tempo di recupero sarà tra 8 e 9. Quindi il tempo di recupero cos'è che sarà? Sarà uguale a il tempo 8, che è l'ultimo negativo, meno il valore y1, che moltiplica, e cioè diviso il coefficiente angolare, oppure che moltiplica, aperta la tonda, t2 meno t1, fratto y2 meno y1, chiuso. E quindi ho 8,58, attenti, tolgo le cifre decimali, quelle che servono, perché devo esprimerlo con 2, e quindi 8,59, giusto? Chiaro, ragazzi, per tutti? Questo qui è quello che mi interessa. E cioè, un investimento richiede un versamento iniziale, faccio un altro, ragazzi sto andando un po' veloce, mi seguite, no? Questo è 5. Un investimento richiede un versamento iniziale di 150.000 euro, quindi tempo e flusso. Quindi al tempo 0 ho 150, 1, 2, 3. Lo facciamo diventare serio. Voilà. E ci mettiamo un bel meno davanti perché abbiamo detto che è un'uscita. In seguito si ottiene una rendita annua a rata costante immediata posticipata perpetua. Si calcoli l'importo della rata. Quindi devo trovare fondamentalmente quello che mi succede. Qui abbiamo 1, 2, 3. Quello che devo mettere qui, ok? Affinché il tempo di recupero sia 30 anni. Allora, vediamo un attimo cosa deve succedere. Vediamo un attimo. Quindi io devo adesso trascinare questo qui sotto. E il tempo di recupero dell'investimento è 30 anni. Ok, quindi qui fondamentalmente guardate, tempo di recupero. Ok, quindi vuol dire che io devo mettere qualcosa qui in modo che... Allora, posso farvelo in 5.000 modi. E si può fare in modo proprio pratico, cosa faccio? 150.000 diviso, ok, diviso 30, no, perché a questo punto, siccome ogni volta lo sommo la stessa cosa, posso farlo anche a mano, quindi quello è proprio la cosa immediata. Posso anche farlo nel seguente modo, guardate, rata, così vi faccio vedere anche una cosa diversa su Excel. La rata la ipotizzo 20.000. Ok, me la sono scritta qui la rata.
la rata la mettiamo in euro. Se proprio non so leggere e scrivere, io faccio così. E qui scrivo uguale a questo oggetto qui. E poi me lo blocco. Perché la rata deve essere costante. Bene? Adesso la trascino. Se io la trascino, lei continua a rimanere la stessa. Ok? E per l'esattezza continua a essere esattamente di 2. Tutti mi hanno seguito? L'ho fatto io, l'ho buttato dentro io, era la... potevo mettere 100, guarda, potevo mettere, anzi, posso mettere 1000. L'importante è che, vedi che mi rimane uguale, ok? L'importante è che se io cambio, fondamentalmente, l'unica cosa che cambia in questo file qui adesso è esattamente quel 1000 là. È tutto, in matematica diremmo, è tutto parametrico rispetto a quello che c'è su quella cella là. Com'è che faccio a calcolare il tempo di recupero? Faccio uguale a questo, come al solito, e poi dico questa, la somma al tempo 1 è quella di prima più l'entrata al tempo 1. E quindi qui scendo. Però, se io ho messo... Adesso rispondo alla tua domanda, mi ricordo il nome perché non me l'hai detto? Gabriella. Allora, vedi Gabriella, adesso io ho messo 1000 qua. Ok, e però mettendo 1000 il tempo di recupero, vedi che non mi viene 30, perché lì quanto dovrebbe venire qui, se il tempo di recupero è 30, qui quanto dovrebbe venire? 0, giusto? Tutti sono d'accordo? Qui dovrebbe venire 0. Mi avete seguito, ragazzi? Se il tempo di recupero è 30, lì deve venire 0. Ma attenti, cosa vi combino adesso? Ma facciamo, forse l'avete già fatto 2000 volte, strumenti, e utilizziamo quello che viene chiamato ricerca obiettivo. L'avete già utilizzato? Sì. Guardate, allora non posso farlo diventare più grande di così. Inserisci ricerca obiettivo, quindi inserisci strumenti, ricerca obiettivo. Guardate che poi lo utilizziamo ancora, Vediamo se riesco, ma penso che non posso aprire, no. Lo vedete, ragazzi, lo stesso? Riuscite a vederlo? Anche in fondo? Attenti, cos'è che vogliamo noi? Cos'è che vogliamo? Vogliamo che la cella, questa, giusto, guardatemi, adesso guardate, poi ve lo rifaccio, però prima guardatemi un attimo. La cella, cosa voglio? Che questa cella qui, questa, diventi quanto? 0, cambiando quale cella? Bravissima, quindi adesso io metto così e mi sposto in alto sulla rata. Ok? Gli dico ok, bam 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 bam, e lui mi ha trovato il valore in maniera che lì ci sia esattamente lo 0. No, non è il tir, ma vedrai che tra questo qua e l'esercizio propedeutico è il tir, nel senso che la prossima cosa che ti faccio è esattamente il tir. In realtà non proprio, perché voglio prima farti una cosa, ma anzi, adesso ti faccio vedere che questo è il tir. Dimmi tutto. Sì, lo trovi su strumenti, ricerco. Ma io sono convinto che ce l'avete anche voi. Posso? Allora, io sono convinto che voi lo trovate. Allora, fermo un attimo. Allora, ricerca obiettivo è... possesso dati, c'è sempre, ragazzi, guardate, pazienza, scusa, fammi parlare così. Ma sicuramente dov'è che? No, c'è. Se non si guarda, ma l'ho visto 2000 volte e adesso che non mi ricordo. Perché è un'operazione stupida da fare. Vediamo come hai detto.
Analisi di simulazione. Analisi di simulazione, eccola qua. Analisi di simulazione, ricerca obiettivo. Bravissima, bravissima, bravissima. Adesso ti dici quale cella, un posto. Bravissima, bravissima, presa della planeta. Questa. La pone il valore. Cambiando la cella. Ok, ragazzi, tutti l'hanno trovato. Mi ripeti il posto, scusa. Analisi di simulazione. Analisi di simulazione. Ricerca obiettivo. Aspetta, lo dico anche a casa. Ragazzi, per chi, scusate, ci siamo un po' persi. Allora, per chi ha Windows, analisi di simulazione e ricerca obiettivo. Io qui me lo trovo su strumenti ricerca obiettivo, mentre analisi di simulazione e ricerca obiettivo. Ok, Roberta, vi ritrovate da casa? Ok, quindi analisi di simulazione e ricerca obiettivo fa esattamente la stessa cosa che io ho trovato sotto strumenti e ricerca obiettivo. Perfetto, Erika, grazie mille. E Roberta, grazie cara. Ci siamo, ragazzi? Ecco, chiaramente, come vi dicevo prima, questo, come dicevo prima a Giorgio, questo è esattamente il punto di partenza per calcolare anche il TIR, il tasso interno di rendimento. Cosa sarebbe il TIR? Allora, il TIR, e adesso non faccio neppure il conticino, perché secondo me è più facile se ve lo racconto a voce. Il TIR non è altro che il tasso al quale il VAN diventa zero. Vi ricordate all'inizio? Guardate, provate a pensare ad esempio a questa. Vedete questo oggetto qui? Questo qui è un esercizio che abbiamo fatto. Abbiamo attualizzato questi flussi al tasso del 4%. Ok? Che cos'è il TIR? Il TIR è quel tasso al quale il VAN diventa zero. Come faccio a trovarlo? Beh, guardate. Guardate cosa posso fare. Vi ricordiamo che questo è il 4%, ok? Ce lo ricordiamo. E noi abbiamo costruito, se ci pensate, tutta questa struttura l'abbiamo costruita lasciando questa cella qui come una cella, tra virgolette, parametrica. Nel senso che se io metto 5% qui, vedete, cambia tutto, ma il VAN lo fa apposta, lo risistema. Se io metto 6%, vedete che sta diventando sempre più piccolo. Perché sta diventando sempre più piccolo? Perché peso di meno le entrate che ho in futuro. Se io metto 7%, il VAN mi diventa negativo. Quindi sicuramente è tra il 6 e il 7% il tasso interno di rendimento. Ma come faccio a calcolarlo in modo esplicito? Come abbiamo appena fatto. E cioè, strumenti, ricerca obiettivo, e impongo cosa? Cos'è che impongo questa volta? Gabriella, cos'è che imponiamo? Sì, io voglio che il VAN sia zero. Quindi qual è il VAN? Vedi? Questa cella qui è il VAN. VAN deve diventare zero cambiando che cosa? Bravissima, il tasso. Quindi io adesso gli dico di cambiare il tasso. Li faccio così. E cos'è che ha fatto lui? Ha cambiato il tasso di interesse. Facciamoci mettere due. Ha cambiato il tasso di interesse in modo che il VAN diventi zero. Quel tasso di interesse là in cima che rende il VAN zero si chiama il TIR, tasso interno di rendimento. Ma quando noi andiamo a fare questa operazione, noi dobbiamo sempre fissare il valore? O... Sì, cioè la domanda che mi fa Giorgio è la seguente. E cioè, tu all'inizio... Noi all'inizio abbiamo deciso un valore tipo 4%, tipo 2%, tipo 3%, ok? Così. Dobbiamo sempre farlo, sì. E cioè tu devi prima costruirti tutto il foglio Excel a partire da una cella, tra virgolette, parametrica.
e poi ragionare sul resto. Ti ho risposto? Sì. Ok, allora, una domanda invece che alla quale molto probabilmente è un po' più difficile rispondere è la seguente. E qui adesso devo staccarmi un attimo. Questo era l'esercizio, aspetta, questo qui adesso era l'esercizio, quello che mi sono inventato all'inizio, che non mi ricordo più qual è, l'ho pescato da qualche parte, però sei. Una domanda da casa? E il 10? Guarda, la tua collega da casa mi ha detto che è il 10. Il 10 è quello qui, sì. Grazie mille, Roberta, gentilissima. Ok, attenta. Nel 10 non chiedevano di calcolare il tasso interno di rendimento, ok? Chiedevano di calcolare il VAN. Ma noi abbiamo calcolato il tasso interno di rendimento, il VAN, il VAN al 4%, il tempo di recupero e il tempo di recupero attualizzato al 4%. Ok? Siamo costruiti un... Mi seguite, ragazzi? Ok, allora, adesso... Mi permettete invece di interrompere un attimo e di farvi vedere una cosa. E cioè, la condividiamo. Allora, ci siamo costruiti, attenti, vediamo un attimo in generale, ritorniamo un attimo in generale. Periodo di recupero ce l'avete, giusto? Acquisito. Periodo di recupero attualizzato ce l'abbiamo. Il VAN ce l'abbiamo. Il TIR abbiamo fatto un unico esercizio, ma abbiamo capito, è quel particolare tasso di interesse al quale il VAN diventa zero. Attenti, una domanda che io mi potrei porre è, ma allora, mentre il VAN, io ce l'ho sempre se ci pensate, ok? E cioè il valore attuale netto non è un qualcosa che dipende dal fatto che abbiamo scelto un investimento in senso stretto o un finanziamento in senso stretto. Quello ce l'abbiamo sempre noi. Possiamo sempre calcolarlo il VAN, perché prendiamo i flussi di cassa, li attualizziamo, facciamo la somma dei flussi di cassa attualizzati, quello è il VAN. Può essere positivo, negativo, chi se ne frega. Ok? Per quello se ci pensate è l'indicatore che viene utilizzato maggiormente dagli aziendalisti. Perché utilizzano questo? Perché esiste sempre. Ok? Se ho qualcosa che prima diventa positivo, poi diventa negativo, un periodo in cui i flussi di cassa diventano negativi, poi ritornano positivi, poi diventano negativi, avrei grossi problemi con il tempo di recupero. Mentre il VAN io lo posso sempre calcolare. Ok? Mi richiede però la conoscenza del tasso di rendimento. Bene, mi richiede il tasso di interesse in qualche modo, mi richiede di conoscere la struttura a termine dei tassi, quindi mi richiede di conoscere il tasso. Il TIR invece è un po' più problematico, perché la domanda a questo punto è, ma se io ho un qualcosa che non è proprio un finanziamento in senso stretto, o un investimento in senso stretto, esiste il TIR? E cioè, data una qualsiasi struttura, esiste un tasso di interesse sensato che mi rende zero il VAN? Dal punto di vista matematico non è una cosa difficile questa. Perché? Perché potrebbe succedere che cambiando i segni, ci sono, quello che ottengo è un polinomio che interseca tante volte l'asse delle X e quindi non riesco più a trovare un unico tasso interno di rendimento. Quindi il VAN esiste sempre, il TIR può non esistere, oppure può addirittura possono esistere più tassi interni di rendimento. Allora la nostra cosa è adesso piano, ma io vorrei garantirmi del fatto che esista un unico tasso interno di rendimento, non ne voglio infiniti. Quando esiste un unico tasso interno di rendimento? Beh, quando ha a che fare con le operazioni che vi dicevo all'inizio. E per quello sono particolarmente facili.
e cioè investimenti in senso stretto e finanziamenti in senso stretto. Vi ricordo di cosa parlavamo? Avevamo il tempo, 0, poi avevamo T1, T2, T3, T, N. Ok? E con investimento in senso stretto intendiamo un qualcosa che è meno C, investimento, investo, e poi ho vari flussi di cassa tutti positivi. Oppure un finanziamento in senso stretto, un mutuo, mi danno il capitale e pago le rate. Ci siete, ragazzi? Bene. In questo caso, quello che succede è che sicuramente esiste, sotto l'ipotesi che vediamo tra un attimo, il tasso interno di rendimento. Non solo esiste, ma è anche unico. Adesso cerco di convincervi di questo. Allora, guardate, permettetemi di chiamare, sì, lavoro con un investimento, quindi il VAN al tasso I, che cos'è che è? Il VAN al tasso I è meno C più la sommatoria per I, scusate, per L, che va da 1 fino ad N, di XL fratto 1 più I, elevato alla TL. Vi torna la formula? È esattamente la formula del VAN. Osservate, ho il capitale iniziale, che non è scontato perché sarebbe 1 più I alla 0. Ok? Se volete qui sotto ci sarebbe, me lo scrivo in giallo, 1 più I alla 0. Questo lo facciamo sempre con Excel, se vi ricordate. Lo facciamo sempre per controllarci la formuletta. E poi abbiamo ogni singola posta, ogni singolo flusso scontato. Osservate che questo oggetto qui, che stiamo, me lo cancello perché mi fa più casino, penso che altro. Osservate questo oggetto qui adesso e provate un attimo a pensare a questa come una funzione del tasso di interesse I. Allora, che cosa succede se calcolo il VAN in 0? Se calcolo il VAN in 0, cos'è che faccio? Quant'è il VAN calcolato per I uguale a 0? Bravissima, bravissima. Quindi ho meno C più, osservate, sotto sarebbe 1 più 0, quindi questo diventa 0, ma 1 elevato alla qualsiasi cosa mi dà ancora 1. Ok? Quindi semplicemente è la somma di tutti i flussi. Se ci pensate, quello che facciamo facendo la somma del tempo di recupero. Vi ricordate che su Excel facciamo la somma del tempo di recupero? Perfetto. Quindi sto sommando tutte quante le cose tra loro. Quindi, se volete, questa è la somma di tutti i flussi. Prego. Attenta, il VAN in 0. Mi stai confondendo due cose. Cioè, il flusso che è in 0 e il VAN in 0. Gabriella, se tu vedi qui, guarda lo 0. Lo 0 non è il tempo, ma lo 0 è il tasso. Quindi io sto pensando a questa come una funzione del tasso e sto dicendo, se il tasso è 0, che cosa succede? Ok? Mentre se io vado a vedere che cosa succede al tempo 0, al tempo 0 ho un'uscita di meno C. Perfetto. E adesso io ipotizzo che questo sia maggiore di 0. Questo significa che, se vogliamo essere proprio i bocconiani, che
il tempo di recupero è finito. Perché? Perché dire che il tempo di recupero è finito vuol dire che esiste almeno un T per il quale questa cosa qui diventa positiva. Ok, prima è sempre negativa, poi a un certo punto diventa positiva. Quindi se il tempo di recupero è finito, allora vuol dire che quella sommatoria lì mi dà un numero positivo. Adesso abbiamo I uguale a zero. Cosa succede invece se io faccio il limite? Attenti adesso, non pensate che ho fatto matematica generale. Per I che va a più infinito di van. Quanto fa questo? Giorgia, dov'è Giorgia? Giorgia? Giorgia, tu che hai fatto matematica generale con me. Quanto fa questo limite? No, non dirmi di che non lo sai. Allora, vediamo un attimo. Il limite di una somma è la somma dei limiti se i limiti esistono. Questo meno C lo metto perché tanto non dipende da niente. Vediamo gli altri. Qua la sommatoria ci fa solo un casino. Dimentichiamocela un attimo, guardiamo cosa ci sta dentro. Al numeratore ho un numero. Al denominatore ho 1 più I elevato alla T L. Ma 1 più I per I che va a infinito, infinito più 1 fa infinito, infinito elevato alla qualcosa. Un numero fatto infinito, bravissima. Guarda che soddisfazione che mi date. Più, se volete, 0 più. E quindi meno C. Accidenti. Non male sta roba. Perché? Perché per I uguale a 0 ho una funzione positiva, vedete? Per I che va a meno infinito ho una funzione che ha un valore negativo. Quindi vuol dire che questa parte da positiva e al cambiare del tasso a un certo punto diventa negativa. Ok? Quindi vuol dire che almeno da qualche parte tocca l'asse. Qual è la tristezza della vita? Che questa maledetta qua potrebbe fare così, guardate. Quindi io qua sto mettendo la funzione, il van, e qui sto cambiando il tasso. Qui lei è positiva, ok? Decresce in qualche modo. E qui diventa negativa, di vale bene meno C. E ovviamente questo è il tasso interno di rendimento. Ma qual è la tristezza della vita? Questo potrebbe fare così. No. Che maledetta vigliacca. E perché si fa così non mi piace mica? Giorgio, perché? Perché avrei? Non due, guarda, ne avrei 1, 2, 3, 4, 5 tassi interni di rendimento. Ok, quindi la vita sarebbe molto triste. Ma questo è un piccolo momento gioioso all'interno di questo corso triste. Perché? Perché quello che adesso io voglio dimostrarvi è che se parliamo di un finanziamento in senso stretto, quello che abbiamo appena di un investimento in senso stretto e anche di un finanziamento in senso stretto, in realtà la curva giusta è quella strettamente decrescente. E cioè tocco solo in un punto l'asse delle x e quindi avrò un'unica soluzione alla nostra equazione. Mi avete seguito? Quindi, messaggio generale, non è in generale il tasso interno di rendimento potrebbe non esistere o potrebbe esistere e potrebbero esistere più di uno. Ma se abbiamo a che fare con un finanziamento, con un investimento in senso stretto e se vogliamo un investimento in senso stretto che ha un tempo di recupero finito, così parliamo come quelli da Bocconi, allora quello che abbiamo è che esiste un unico tasso interno di rendimento. Cosa devo fare? Devo dimostrarvi che quello lì scende. Sì, scusami un secondo, solo che finisco. Devo dimostrarvi che la curva giusta è quella gialla, non quella blu. Dimmi. Sì, se fossimo delle Bocconi. No, pensavo. Allora, se abbiamo a che fare con un finanziamento
un investimento in senso stretto o un finanziamento in senso stretto. Per quanto riguarda l'investimento in senso stretto, con un tempo di recupero finito, allora esiste unico, quindi esiste e c'è un unico tasso interno di rendimento. E questo sarà quello che succederà sempre all'esame. Naturalmente, quando rompevi le balle con più tasso interno di rendimento, ok? Ma ce ne sarà sempre solo uno. Che come facciamo a trovarlo? Naturalmente ricerca obiettivo, quello che abbiamo fatto prima. Attenti, ho una domanda in chat, vediamo se è legato a questo. Possiamo fare un esempio di quando non esiste? Sì, Roberta, guarda, per prendere ti è sufficiente per fare in modo che non esista. Anche in un finanziamento, se tu fai che il capitale iniziale non lo recuperi mai, Roberta, se tu il capitale iniziale non lo recuperi mai, ti faccio un esempio stupido, metti meno 100.000 euro, ok? E poi nei prossimi fai 5 anni in cui recuperi ogni anno 10.000 euro, quindi hai meno 100.000 e poi più 10.000, più 10.000, più 10.000 per 5 anni. Siccome non lo recuperi, in quel caso ti assicuro che il tasso interno di rendimento non esiste. Ok? Nel senso che avresti un tasso interno di rendimento negativo, che non ha senso perché il tasso interno, per quanto definito, non può esserci. Ok? Mi interessa qualcosa che vada da zero. Da zero fino a più infinito. Poi qualcuno considera negativo anche, validi anche, considera validi anche il tasso interno, validi anche i tassi di interesse negativi, ma in generale secondo me è più corretto ragionare come ti ho appena raccontato. Ok, fatemi fare la dimostrazione, facilissima però. Guardate, voglio dimostrarvi che questa funzione qui è una funzione decrescente. Come faccio, Giorgia, come faccio a dimostrare che è una funzione decrescente? Giorgia. Lo studio del segno di che cosa? Non della funzione? Decrescente, crescente, cosa deve venire in mente subito? Bravissima, della derivata prima. Se io trovo la derivata prima è sempre negativa, vuol dire che la funzione è decrescente. Mi torna, ragazzi? E quindi cosa faccio io? Faccio la derivata fatta rispetto a D della funzione van. Uguale. Adesso, guardate, la derivata sarebbe la derivata fatta rispetto a D. Di che cosa? D meno C più la derivata fatta rispetto a D della sommatoria, somma per L che va da 1 fino a N di XL, e questo qua me lo scrivo, 1 più I alla TL. Ok, la derivata di una somma è la somma delle derivate. Quanto fa la prima derivata? La prima? Quindi Virginia quanto fa? Vai? Dimmi il nome che non mi ricordo più. Benedetta, dimmi. No! La derivata di una costante! No! Zero! La derivata di una costante, no. La derivata di x fa 1. La derivata fatta rispetto a x di x fa 1. Ma la derivata delle costanti fanno 0. Ok? Quindi 0 più derivata di una somma, somma delle derivate, e quindi qui abbiamo la somma per L che va da 1 fino ad N, di che cosa? Di XL, questo mi diventa per IL 1 più I alla, scusate, qui c'è un meno, meno I, meno TL meno 1. Ve lo ricordate, ragazzi? Provo a ripetervelo. Meglio, no? Allora, la derivata di una costante fa 0. Poi qua, la derivata di una somma. Sono entrato con la derivata qui dentro in questa funzione qui. Tanto, la derivata di una somma è la somma delle derivate. E quindi la somma l'ho portata fuori. Devo fare la derivata di questa funzione fatta rispetto a D. È la derivata di un polinomio, in realtà. XL è una costante, la porto davanti.
Fazione derivata di questo, vi ricordate? È come se fosse x, x alla terza. Cos'è che fate? 3 volte x alla seconda. Vi ricordate? Perché, a te, aspetta un secondo solo, guarda. Aspetta un secondo che ci arrivo pian pianino. X alla terza. Come fai la derivata di x alla terza? Vi ricordate come fate? 3 x alla 3 meno 1, giusto? Benissimo. Adesso attenti, attenti. Però io qui, occhio, che qui ce l'avevo al denominatore la t. Vedete che era denominatore. Infatti ho dovuto scrivere meno t per portarla sopra e fare la derivata facile. Cos'è che devo fare allora? Devo ricordarmi questa cosa qui. Se io ho x alla meno 3, quanto fa la derivata di x alla meno 3? Meno 3x alla meno 4. Perché vedi, devo sempre togliere 1 io. Ok? E quindi questo qua sarebbe meno 3x alla meno 4. E quindi cos'è che ho scritto io? Il meno l'ho messo qui. Ho messo giù, vedete, questo. Questo qui l'ho portato davanti. E ho messo il meno. E poi ho messo meno t meno 1. Lo vedete tutti? Adesso guardate il segno. XL. Vedete che XL sono positivi. Tutti quanti di X sono positivi perché abbiamo detto che è un finanziamento, un investimento in senso stretto. Ok? Quindi investimento in senso stretto, il TX positivo, T positivo, questo, anche se almeno qui sopra non cambia niente perché è positivo lui, perché sarebbe uno fratto questa cosa qui, quindi quello che ci rimane è semplicemente questo meno qui, che portato davanti mi dice che questa è la somma di tante cose, meno la somma di tante cose positive, quindi negativa. Quindi vuol dire che questo oggetto qui è minore di zero, scende e scendendo toccherai in un unico punto l'asse. Quindi se avete a che fare con un finanziamento, un investimento in senso stretto, esiste ed è unico il tasso interno di rendimento. Stessa cosa se avete a che fare con un finanziamento in senso stretto. In quel caso dovete stare attenti che cambiano i segni, perché osservate, quello che succede è che questo C qui mi diventa più C e invece la somma al finale diventa negativa. Ma cambia, non cambia niente. La funzione in questo caso è crescente e non decrescente. Ci siete? Non mi interessa che sappiate queste cose, ma mi interessava darvi uno spunto del fatto, occhio, che il tasso interno di rendimento potrebbe non esistere. Ok, esercizio. Ci siamo, ragazzi? Chiaro per tutti? Faccio l'esercizio 6. Si calcoli il tasso interno di rendimento del seguente investimento, quindi tempo. Tempo. Flusso. Esprimere, si calcoli il tasso interno di tempo in anni e flusso, quindi abbiamo 0. Poi abbiamo 1, 2, 4, 7 e poi abbiamo meno 50, 1, 2, 3, 20, 1, 2, 3, 20, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 3 e 5, 1, 2, 3. Mi accorgo subito che questo è un investimento in senso stretto perché ha un'uscita iniziale e tante entrate, ok? Calcolo il flusso attualizzato e calcolo il tasso. Allora,
Vediamo un attimo. Allora, intanto, come faccio intanto a calcolare? Devo calcolare il tasso interno di rendimento. La prima cosa che vado a controllare è se veramente esiste. E cioè, quello che cercavo di raccontare prima. Quanto fa la somma di questi? Perché? Vedete che è positiva la somma di questi. Quindi vuol dire che sicuramente esiste il tasso interno di rendimento. E il fatto che sia un finanziamento, un investimento in senso stretto, fa sì che esista il CE unico. Mi avete seguito? Questo, vedete, prima ve l'ho detto dicendo che questo investimento ha un tempo di recupero finito. Perché a un certo punto, se la somma di tutti fa 5.000 che è positivo, vuol dire che da qualche parte, se io faccio il tempo di recupero, allora vuol dire che ho quel cambio di segno che passa da meno a più. Non l'ho calcolato, non mi interessa calcolarlo, potrei farlo, ma non mi interessa. No, ci sarà sempre, vai tranquilla. Ok, però siccome non è una cosa difficile da fare, te lo insegno in 3 secondi. Ok, così per sicurezza, oltretutto magari io te lo faccio perché così ti fisso anche l'idea di quello che ho fatto prima su, cioè come dimostrazione. Allora, il tasso me lo invento all'inizio, ok ragazzi? Quello che mi chiedeva prima Gabriella, giusto? Tu me l'avevi chiesto, ma qui cosa devo mettere qui? 4%, ok, 2%, 1%. E attualizzo adesso. Quindi uguale, attualizzo tutti i flussi con quel tasso, uguale a questo fratto tonda 1 più i blocco elevato alla, in questo caso lo 0, 50.000, trascino verso il basso e ho i flussi attualizzati. Se questa volta faccio la somma dei flussi attualizzati, cosa che trovo? Okay. Bravissimo, bravissimo. Trovo il VAN. Questo qui sotto è il VAN. Il VAN a quale tasso? Al 4%. Ok, questo è esattamente il VAN al 4%. Noi volevamo il VAN al 4%. No, ci chiedevano il tasso interno di rendimento. Ma cos'è il tasso interno di rendimento? È quel tasso al quale il VAN diventa zero. Quindi, strumenti, ricerca obiettivo, imposto la cella del VAN, a che valore? A che valore zero? Cambiando che cosa? Il tasso, che è quello che voglio trovare. Vi torna, ragazzi? Sì? Lo rifaccio completo, guarda, attenta. Qual è il mio obiettivo adesso? Quello lì è il VAN. Il VAN è il 4%. Abbiamo appena deciso noi, Benedetto, il 4%, ok? Quindi potevo mettere 5, 2, non c'è. Ma adesso dico, cosa voglio fare io? Voglio strumenti, voglio ricercare, cambiare il tasso. Quindi voglio imporre che il VAN, quindi imposto quale cella? La cella del VAN, quella gialla, su quale valore? 0, perché a me interessa che il VAN diventi 0, cambiando che cosa? Cambiando il tasso. Ci siete? Vado. L'ha trovato. Attenti, non dovete lasciarmi 4% perché abbiamo detto che i tassi devono avere due numeri dopo la virgola e quindi 4,06. Sì? E allora, aspetta, la stessa cosa... No, attenta, prima abbiamo messo come obiettivo, se ci pensi, non il VAN, ma il tempo di recupero, ti ricordi? Penso, adesso ne abbiamo fatti due esercizi su questa cosa qua. E, aspetta, fermo un secondo. Questo era uguale identico. Se mi dici se mi parli di questo, l'altro quando abbiamo messo la rata, invece stavamo, se ci pensi, vedi che volevamo che il tempo di recupero fosse... Aspetta che lo troviamo. Eccolo qui, vedi? Vedi che abbiamo il tempo, volevamo che questa cella qua diventasse uguale a zero, ma non era il VAN. Volevamo che quella cella lì, che mi rappresenta la somma di tutti i flussi nell'istante 30, diventi uguale a zero. Gabriella, ti torna?
Ok? Ragazzi, ci siete su questo? Ok? Allora, vi faccio un altro esercizio di questa famiglia qui. E poi vi lascio un'opzione. Allora, no, no, un'opzione tra, per il proseguimento della lezione, non un'opzione alla grasselleria. Allora, che povero Martino. Allora, questo esercizio qui invece ve lo faccio perché è un po' rognosotto. Un investimento. Il numero 8. Un investimento richiede un versamento iniziale immediato di 110.000 euro. Allora, tempo e flusso. Un investimento richiede un versamento iniziale immediato di 110, e quindi qui abbiamo 0 e qui abbiamo meno 110, 1, 2, 3. Togliamo un po' di zeri e quindi andiamo a regime. In seguito si ottiene una rendita annua di 12.000 euro immediata, posticipata, della durata di 12 anni. Di 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3. Togliamo la 12, 1, 2, 3. 12.000 euro e togliamo gli zeri. Eccolo qui. Allora, un investimento richiede un versamento iniziale immediato di 110.000 euro. In seguito si ottiene una rendita annua di 12.000 euro immediata posticipata della durata di 12 anni. Quindi questo devo trascinarlo fino a quando mi diventa 12. 10. Questa è solo la definizione di rendita. Calcolare il tasso interno di rendimento. Allora, flusso attualizzato, tasso. Questo vi ho detto che è un po' rognoso perché non vorrei mai che qualcuno, si può fare anche qui applicando la formula della rendita, ok? Però non ne vale la pena per numeretti così piccoli, conviene farsi i conti come sto facendo adesso, un po' in modo manuale. Se volete poi vi faccio lo stesso esercizio calcolandolo con la formuletta della rendita. Intanto, guardate, come al solito mi invento un tasso del 4%, attualizzo il flusso a quel tasso, attualizzo tutti i flussi a quel tasso, trascino e alla fine metto la sbarretta e faccio la somma. La somma dei flussi attualizzati si chiama VAN, giusto? VAN al 4%. Ma io sto calcolando il tasso interno di rendimento, quindi voglio cambiare il tasso in maniera che il VAN diventi 0. Quindi faccio strumenti, ricerco obiettivo, questo oggetto qui, quindi il VAN lo voglio diventi 0, cambiando la cella del tasso. Ok, mi rimane 4%, se invece io voglio calcolarlo per non prendere un brutto voto all'esame, devo mettere due decimali e quindi 4,41. Finito l'esercizio. Attenti! Qualcuno potrebbe dirmi, prof, e se io volessi calcolarlo con la formula della rendita, potevo farlo? Certo, potevamo farlo anche con la formula della rendita. Perché? Perché dire che il VAN è zero, dire che il VAN è zero, significa dire che cosa? Significa dire che
l'uscita iniziale di 110.000 euro è bilanciata, quindi è la stessa cosa di la rendita successiva. Ma noi cos'è che sappiamo? Sappiamo che il valore attuale di una rendita immediata, posticipe, una immediata, rata costante, immediata, posticipata, temporanea, della durata di 12 anni, quant'è che è? È R per, che cosa? Lo ricordate? Quello attuale della rendita? 1 meno 1 più I. Allora, bravissimo, perché è un valore attuale, meno N, fratto I. Tutti ci sono? Ma attenti, guardate. E questo, se mi permettete, è un esercizio che si collega bene con quello che ha fatto la mia collega, con Giorgia, ok? Che è esattamente... Adesso, qual è il dubbio? Qual è il perché ve l'ho fatto questo esercizio qua? Guardate un attimo che cosa succede. Di solito, sono, cos'è che è facile calcolare nel reddito? Questo è facile da calcolare. Questo è facile. Anche questo è facile da calcolare. Faccio il logaritmo. Cos'è che è schifoso da calcolare? La I, vedete che è andata a finire da tutte le parti. Ma io posso farla, certo, sempre con lo stesso modo e sempre con una ricerca obiettivo. E quindi io posso qui prendere questo oggetto qui, scrivere VA su R. VA lo conosco, giusto che lo conosco VA? 110. R lo conosco, 12. Uguale a 1 meno 1 più I alla meno N. Fratto I. E posso risolvere questa equazione utilizzando il ricerca obiettivo. Detto in altri termini, in modo un po' più complesso, potrei fare chi è VA? 100, 10, 1, 2, 3. Chi è N? Chi è, scusate, chi è R? 12, 1, 2, 3. Chi è N? N, 12. Questi sono numeretti, senza virgola. E adesso mi invento un tasso. Un tasso che qui chiamo I, così non si fa confusione con l'altro, che metto il 5%. Ok? Adesso mi calcolo la parte a sinistra e la parte a destra. La parte a sinistra è facile. E cioè questo deve essere uguale a... È uguale. Quindi mi calcolo, scusate, VA fratto R... E questo è questo su questo, giusto per tutti? Lo vedete? Tutti lo vedono? Qua su R? Ragazzi, ci siete? Adesso faccio la formuletta lì che è 1 meno tonda 1 più I. Chiusa alla meno n fratto i, e cioè uguale a tonda 1 meno tonda 1 più i chiuso alla tonda meno n chiuso, chiuso fratto i. Spero di averla fatta giusta. Non è un tasso però, perché sto parlando di numeri puri. Quello lì. Ci siete, ragazzi? Cos'è che allora adesso noi abbiamo il membro a sinistra e il membro a destra. Il membro a destra, se osservate, dipende da I, perché io ho deciso io di mettere questo 5 qua. Ok? Cos'è che dobbiamo fare noi? Dobbiamo far sì che questo numeretto qui, quindi 8,86, diventi uguale a quello sopra che è fisso, 9,116, perché questi due sono fissi, VAR, cambiando il tasso, che faccio esattamente in 3 secondi. Strumenti, ricerca obiettivo, e cioè imposto la cella quale? Guardate, forse vado meglio a farmelo dall'altra parte, vediamo se posso farlo. No, ve lo faccio in un altro modo, provate pazienza, scusate, colpa mia. Fatto un po' di casino. Attenti, non ho cambio niente, ma in ricerca obiettivo non posso, devo porlo uguale a zero. Quindi qui metto la differenza tra i due.
Ok, quindi questo meno questo. Okay, dire che sono uguali, dire che la differenza è zero è la stessa cosa. E quindi, strumenti, ricerca obiettivo. Cosa devo imporre? Devo imporre che questo sia uguale a zero, cambiando la cella in cui c'è il tasso. Ok? È diventata zero. Ho 4, momento di suspense. Tac, tac, 4,41. Più difficile? Sono d'accordo con voi. Questo metodo qua è più difficile. È un collegamento diretto, quello che avete fatto sulle rendite. Ok? Quindi avete un esercizio. Un esercizio simile a quello sulle rendite. Ci siamo? Allora, prima volevo darvi un'opzione, ma non riesco neanche a darvi l'opzione, nel senso che, allora, io devo, a me manca ancora da farvi il l'indice di profitto, ok? Che non ho fatto e che vuol dire che gli esercizi per casa, numero 14, 15, 17, 14, 15, 17 e basta. Il 14, 15, 17 non li sapete fare. E li facciamo assieme la prossima volta, in cui introduco il tempo di recupero e, scusate, introduco gli indici di profitto e poi il tempo e poi facciamo gli esercizi. Mi ero preparato, perché mi avevano chiesto ieri i vostri colleghi, dei piani di ammortamento. Domanda: avete 5 minuti, 10 minuti per fare questi piani di ammortamento? Volete fare 10 minuti di piani di ammortamento? Se no, a me li fate, non ho nessun problema. Io, se volete, posso stare 10 minuti e vi faccio un piano di ammortamento. Chi vuole stare? Se c'è qualcuno che vuole rimanere, ben volentieri. Sì, adesso, in questo momento. Sì, ricarico dopo. Quindi se come se c'è qualcuno che vuole restare, nessun problema, ragazzi. Se allora io direi così: se c'è qualcuno che resta, sulle mani, perfetto. Allora chi resta, resta. Ok, gli altri se ne vanno senza nessun problema. E io poi carico, lascio tutto. Cioè, c'è registrazione, sto registrando su YouTube. Ok, magari l'unica cosa, chi esce fa veloce e così. Non perdo. Ciao ragazzi, ciao, ciao ragazze. Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao. Allora, io mi ero preparato tre tipologie di esercizi sui tre più importanti piani di ammortamento, e cioè quello a rata costante, quello a quota capitale costante e quello ai due tassi. Ok, se avete tempo e voglia, vi faccio un esercizio per ognuno di queste tipologie. Sempre se non ci metto un delirio di tempo, e vi faccio vedere più o meno come organizzo io un foglio di questo tipo. Allora, intanto, prima di tutto, secondo me, nei piani di ammortamento è fondamentale fare il seguente schema, e cioè tempo, debito, residuo, e poi quota capitale, oppure se volete, qua adesso dipende, rata, dipende da come uno è abituato a fare, rata, quota capitale, capitale e quota interesse. Qui vi mettete un bello 0, 1, 2 e così via. E poi ci arriviamo.
Secondo me, questo è lo schema che dovete avere in mente, secondo me, quando dovete fare un piano di ammortamento. Almeno quello, a rata costante e a quota capitale costante. Questo è quello che deve rimanervi. E quello che dovete sempre tenere presente è che la rata è la somma della quota interesse più quota capitale. Ok? Perché? Perché la rata viene costruita da una parte che va a pagare gli interessi e una parte invece che va a diminuire il debito. Cominciamo con questo esercizio. Un finanziamento di 125.000 euro viene restituito mediante versamenti mensili a rata costante, immediata, posticipata, regolata al tasso annuo nominale convertibile mensilmente del 5,5%. Ah, caspita, ora mi scrivo subito il tasso qui. Il tasso, che è un tasso nominale convertibile mensilmente. Sono stati generosi, bravissimi, perché? Perché se mi danno il tasso annuo nominale convertibile mensilmente, vuol dire che invece di farmi fare tutta la formuletta stravicolata con le radici, posso fare tranquillamente uguale a 5,5% diviso 12. Ok? Perché tasso annuo nominale convertibile mensilmente vuol dire che io posso utilizzarlo come se fosse un tasso di interesse semplice, se volete, come trasformazione. Infatti questo è il tasso mensile in capitalizzazione composta. Voglio la rata costante, voglio trovare la rata, anzi no, allora, un finanziamento di 125.000 euro viene restituito mediante versamenti mensili a rata costante, immediata e posticipata, regolata al tasso annuo nominale convertibile mensilmente di 5,5%, della durata di 6 anni. Quindi qui, se questo è 6 anni, 6 anni, 12 per 6 fa 72. Siete? Quindi qui devo arrivare a quante rate? 72 rate. È un mondo triste, ma per fortuna abbiamo Excel che mi risolve il problema in 3 microsecondi. Bene, adesso poi mi dicono costruire il piano d'ammortamento e calcolare il debito residuo dopo il pagamento della 20ª rata. Allora, il debito residuo all'inizio è 125.000 euro. Ci siete? Tutti? Chiaro che l'ho messo lì, no? Nel tempo zero. E io pago come? Pago con rata costante, immediata, posticipata. Vi ricordate che queste sono le 3 cosette che per cui vi ho fatto la formuletta? Quella sottilità, quella formuletta lì. Ok? Quindi, se mi stanno chiedendo la rata, qui, se mi stanno chiedendo la rata, io qui, devo andare a calcolarmi la R. Siete tutti? Quindi devo, fondamentalmente, scrivere la formuletta così. E quindi R uguale VA, che è il debito residuo per noi, per I, fratto 1 meno 1 più I, alla meno N. Sono d'accordo? Ho recuperato R uguale, qui ho moltiplicato per I, più ho diviso per quello là sotto. Quindi la mia rata, io lo so quant'è. La rata costante, la rata è uguale a debito residuo, attenti, bloccato però, perché la rata è costante, quindi tutto quello che utilizzo adesso deve essere costante, quindi per tasso bloccato fratto tonda 1 meno tonda 1 più I bloccato tonda alla tonda meno che n bravissima meno 72. Ci siete tutti? Invio.
e questa è la rata. Questa è la rata che mi permette di restituire 125.000 euro, quindi 2.042 euro al mese, mi permettono di restituire in 6 anni un debito di 125.000 euro. Però adesso io voglio, in qualche modo, questo sarebbe la parte, in qualche modo, se volete, senza il piano d'ammortamento. Ma io adesso voglio capire anche che cosa sta succedendo qui dentro. Perché? Perché io questa rata qui voglio romperla nella quota che mi serve per pagare gli interessi e la quota che mi serve invece per ridurre il capitale. Come faccio? È abbastanza facile, guardate, gli interessi quanto sono? Beh, gli interessi non sono altro che il debito residuo al passo precedente moltiplicato per il tasso mensile. Gli interessi cos'è che sono? I per C. I per debito residuo. Ci siete ragazzi tutti? Ho bloccato la I perché così quando trascino la formula non ho problemi. Quindi guardate, qui è tutto bloccato, qui naturalmente è tutto bloccato, vedete? In questa formula è tutto bloccato, non c'è niente di non bloccato in questa formula qui, perché ovviamente, ecco, quindi ho appena visto che non ho bloccato il tasso, quindi sarebbe venuto sbagliato, non ho bloccato, eccolo lì. Tutto deve essere bloccato qui, perché la rata è costante, quindi quando ho deciso quei pezzettini lì, tutto è costante. Qui invece la quota interesse non è tutta costante, ma c'è un pezzettino che è costante, e cioè il tasso. E scusate, ma quant'è allora la quota capitale? Non la rata più, ma la rata meno. Ok, la rata meno la quota interesse. E quanto sarà il debito residuo appena ho pagato la rata? Dimmi. Questo è rata costante. Ok, mi sembra che si chiami la francese, se vuoi. Ok. Sì, è la francese, sì, c'è di sicuro. Francese, francese, americano. Allora, io non mi ricordo le nazioni. Io ti dico, a rata costante c'è di sicuro perché è l'applicazione delle rendite. Poi c'è a quota capitale costante, che mi sembra che si chiami all'italiana, ok? E poi l'altro che ha i due tassi che ci si chiama all'americana, ok? Questo è quello classico, per capirci. Questo c'è di sicuro perché se andate a fare un mutuo per comprarvi la casa, vi fanno questo. Di sicuro, quindi a rata costante. E se andate a fare i commercialisti, come fate la maggior parte di voi, quando dovete inserire, ad esempio, il debito residuo per un determinato ammortamento, questo qua è il piano che viene utilizzato. Ok, quindi secondo me è una cosa importante. Attenti, il debito residuo quant'è che è qui? Beh, quello di prima l'ho pagata adesso la rata, ok? Meno la quota capitale della rata. Ci siete ragazzi? Mi avete seguito? Mi ritorna? Posso ripetervi? Guarda, se avete capito questo, abbiamo finito. Sì? Guarda, è questa. Valore attuale, quindi il debito iniziale, no? Per il tasso fratto 1 meno 1 più i alla meno n, che è questa, sempre la stessa. Perché sicuramente, secondo me, hai sbagliato, hai detto che avrai trascinando, non avrai bloccato qualcosa. Guardate ragazzi, adesso se io lo trascino questo, adesso è un momento di panico per tutti. Quando io lo trascino, aiuto, arrivo a 72, e capisco che è giusto. E i 500
aspetta, Roberta, i 573 non ho capito da che cosa sono dati. Aspetta che andiamo a trovarli, scusami Roberta. I 573. Le quote interesse, Roberta, guarda, scusatemi che così rispondo anche da casa. La quota interesse, vedi Roberta, è il debito residuo per il tasso del primo mese. Se ci pensi, pensano anche in capitalizzazione, pensa gli interessi, quanto sono gli interessi? Il capitale per il tasso, ok? Perché l'imperiodo è uno. Ok, Roberta? E ragazzi, vedete che abbiamo fatto giusto? Perché capisco che ho fatto giusto? Perché viene zero, vedete, il debito residuo, 72 rate. E quello là? Lo vedete? Quali celle ho bloccato? In che senso? Guarda, quelle bloccate sono... aspetta, vediamo un attimo le formule, ok? Guarda, riguardiamo, ti faccio vedere un attimo la formula. Attenta. Aspetta, riparto dall'inizio. Guarda, attenta, mi sono prima calcolato la rata. La rata cos'è che è? È semplicemente quella formuletta lì in cui ho messo debito, residuo e tasso. Tutte bloccate. Poi ho calcolato la quota interesse. Questa ho bloccato, attenta. Ho bloccato, guarda, il tasso, perché deve rimanere sempre lo stesso, ma il debito residuo cambia. Infatti, se tu guardi, ma adesso ve lo faccio vedere a livello grafico, ve lo faccio vedere tra un attimo. Poi, la quota capitale, invece, non è bloccato niente, perché la quota capitale è la rata meno la quota interessi. Basta, e il debito residuo è il debito di prima meno la quota capitale. Adesso cosa mi chiedevano in questo esercizio? Il debito residuo dopo il pagamento della ventesima rata, 20 rate, eccolo qua, 94.298. 94.298, eccolo qua, giusto? Però voglio farvi vedere una cosa, ragazzi, attenti, guardate. Attenti, allora, tranne il primo che adesso tra un attimo non si capirà più niente, ma lo sistemiamo. Inserisci. Guardate come, secondo me qui si capisce bene cosa succede, guardate, vedete, la rata è costante. Vedete che la rata è costante. La rata da cos'è che è composta? È composta da quota capitale e quota interesse. Guardate, all'inizio pago tanto interesse e restituisco poco capitale perché è più bassa, vedete? Man mano che passa il tempo, la quota interesse diventa più bassa perché il capitale residuo è... perché il debito residuo è più piccolo e aumenta invece la quota capitale. Vedete che la somma di queste due grandezze qui mi dà questa grandezza qui. E questo è l'ammortamento a rata costante. Ci siete tutti, ragazzi? Mi avete seguito? Ok? Sono tutte così dopo, Quando avete imparato, ma secondo me, quando avete imparato a farne uno, basta, siete a posto. E guarda che la presenza italiana, vedete qui, vi fa queste cose qua, semplicemente... non ha avuto il tempo di farmi gli Excel, ma ve li fa anche lei. È che mi seccava che adesso avevate un po' di tempo libero, quindi mai. Se avete ancora 5 minuti, vi faccio anche l'altro. Ma avete lezione dopo? No. Allora, guarda, attenta. Quando tu fai il grafico di queste cose qui, e aspetta che ho perso gente da casa. Yeah. Allora, vedi, quando io faccio il grafico, attenti, se vi interessa fare il grafico di queste cose qui, dovete fare, inserisci, adesso non so da te come siete uguale, inserisci il grafico, non fate i grafici automatici perché lui non capisce assolutamente niente. Dovete fare grafico a dispersione. Ok? Grafico a dispersione, perché allora il tempo lo prende come asse delle X. E quindi
se fai il traffico di dispersione ti viene questo, che fa schifo. Perché? Perché c'è il debito residuo che scende, no? Quindi quello blu è il debito residuo. Io prendo la serie del debito residuo, la cancello e mi viene quello lì. Virginia, ti torna? Allora, se in velocità, ma proprio molto molto in velocità, sfruttando esattamente questa, vi faccio l'esercizio, anzi vi faccio stesso schemino, vi faccio l'esercizio 7, l'altro non ce la faccio mica farvi, ragazzi, perché sennò diventa troppo tardi per voi. Il 7, sì, eccolo qui, 7, quota capitale costante, 7, eccolo qua, quota capitale costante. Quindi, anche in quota capitale costante mi faccio tempo, poi debito. È più facile, sapete, quota capitale costante è più facile. Poi mi scrivo rata, poi mi scrivo quota interesse, o quota, come volete, quota capitale o quota interesse, lo stesso. E poi il tasso. Il tempo, come al solito, mi metto 0, 1, anzi questo più 1, così mi viene proprio giusto, più 1. Debito, allora, costruire il piano di ammortamento relativo a un finanziamento di 26.000 euro. 26, 1, 2, 3. Che viene restituito mediante versamenti mensili a quota capitale costante, immediati, posticipati, sempre la solita cosa, regolati al tasso annuo nominale convertibile mensilmente, quindi tasso annuo nominale convertibile mensilmente, sempre quello che ci piace, del 4,25, quindi uguale a 4,25% diviso 12. È un tasso a due cifre. Bene. Costruire il piano, la durata di 7 anni. Quindi 7 è perfetto. Calcolare sì, esattamente. Stavo andando a cercarmi. Quindi devo arrivare qui a 84. Ok, per tutti. Quindi se vogliamo n, cos'è che è uguale? È uguale a 12 per, abbiamo detto, 7 anni, quindi 12 mesi per 7 anni, 84 mesi. Cosa vuol dire che la quota capitale è costante? Guarda, quindi faccio uguale. Questa bloccata, vedete, quando mi dice costante vuol dire c'è la bloccata, quindi questo diviso questo. Ottimo, Virginia. E questa mi rimarrà sempre la stessa. Ci siete? Ma quanto sarà la quota interesse? La quota interesse è come prima, e cioè il debito residuo per il tasso di interesse, esattamente come prima. Soltanto che il tasso di interesse, come al solito, devo bloccarlo. Mi seguite? E a questo punto la rata cosa sarà? Sarà la somma delle due, giusto? Sarà questa più questa. E quanto sarà il debito residuo? Sarà, beh, abbiamo appena detto, questo meno la quota capitale. Ci siete? Quindi proviamo a pensare rispetto a prima. Rispetto a prima la rata era costante. Ok? Quindi se la rata era costante,
La quota interesse da calcolo uguale sia prima che dopo, sia prima, sia adesso che prima, ok? E invece quello che cambia è la quota capitale, che adesso la trovo, che adesso in questo qui è costante, invece quello di prima continuava a cambiare, perché era la rata costante. Ve l'ho detto male, ma spero vi abbiate capito. Vi torna quello che ho fatto fino adesso? Trasciniamo, portiamo fino a 84 e vediamo se il debito residuo è andato a zero. Vedete che il debito residuo è andato a zero? Vedete che è andato a zero, quindi è giusto? Cos'è che non hai capito cosa fai? Ok, guardiamo un attimo, ragazzi. Quindi, questo mi chiedeva calcolare l'importo della ventesima rata. Quindi l'importo della ventesima rata è 381 euro, è quello qui. Ritorna? Ragazzi, ritorna? E adesso, permettetemi, guardate cosa succede in questo caso ai grafici. Facci grafici e dispersione. Mi inserisci. Grafico. Eccolo qui. Come prima, vi ricordate che mi viene sempre anche il capitale decrescente, che chiaramente, essendo molto grande, non mi fa vedere le altre che si appiattiscono sulle asse delle ascisse. Tolgo e trovo questo grafico qua. Guardate com'è espressivo. È espressivo perché la quota capitale è costante, in giallo, vedete la quota capitale? Ok. Mentre la quota interessi è strettamente decrescente. Perché? Perché il debito residuo è 2. Quando si utilizza il piano di ammortamento, allora quando può essere migliore questo piano qui? Quando uno è capiente all'inizio, vedete ragazzi? Però c'è tanta differenza, vedete, guardate, 400 e 300, vuol dire che uno all'inizio è disposto a pagare una rata di 400 euro, mentre alla fine si trova a pagare una rata di 300 euro. E non sempre è possibile farlo a partire dagli stipendi di base. Quindi per questo motivo spesso quella preferita è l'ammortamento a rata costante, perché uno dice: almeno mi prendo la rata sempre la stessa. Vi torna? Quello ai due tassi non ce la faccio, se volete lo facciamo, secondo me l'ho fatto con la stessa con la Giorgia, stessa Callegaro, se altrimenti mi fate sapere, magari lo facciamo, se facciamo assieme un esercizietto, ok? Guarda, lo vado a recuperare perché me la sono segnata, colorata, 381. Ok, allora, presi gli esercizi che ci sono online, secondo me dovreste riuscire a fare senza nessun problema l'1 che avevo fatto, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, l'8, il 9, il 10, l'11 e il 12 degli ammortamenti. Ok? Invece il 13, il 14, il 15, il 16, il 17 sono sui due tassi, e vi fa sicuramente Giorgia, e il 18, 19 e 20 sono un po' più stronzetti, e bisogna pensarci su un attimo, ok? Non sono niente di difficile, però bisogna un po' perderci un attimo di tempo. Dimmi. C'è la fianco del trente. Sì? Sì? Cosa ho bloccato? No, perché vedi, attento, perché cambia, cioè tu devi pensare che ogni mese paghi la quota di interessi sul debito residuo del mese precedente, no? E secondo me hai sbagliato a trascinare. Ciao Virginia. Ragazzi, ok?
Vi ho fatto 2 ore piene. Io penso che se mi tirate dietro qualcosa fate anche bene. Ragazzi, grazie mille. Da casa qualche domanda? Me ne vado. Sarete felici di non vedermi più? Perfetto, ciao Andrea, grazie. Grazie mille, ciao Roberta. Ciao Francesca. Ottimo, ci vediamo. Ciao ciao.